Alla fine nelle applicazioni pratiche in palestra ci si ferma sempre su jacuzzi, curatina, kizai, maglianima, wash. E poi va a finire che vanno sempre nel dimenticatoio. Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video vi voglio far vedere una foto del grande Kambu Weachi, fondatore del Weachi Ryu. Se non lo conoscete questo stile, dovete per forza approfondirne la conoscenza. Vi faccio vedere una foto veramente interessante. Allora ragazzi, chi non conosce bene lo stile Weachi Ryu deve per forza approfondirlo, perché è veramente uno stile molto particolare. Oggi non faccio un video sulla storia del famoso Kambu Weachi e di suo figlio e da dove è nato questo stile, anche se ci sta che più avanti ne farò sicuramente un video. Oggi voglio parlare del famoso Hippoken o Nakadakaken, che sicuramente voi amici shotokanisti o praticanti in generale di qualsiasi stile di karate sicuramente conoscerete. Allora ragazzi, cosa c'è da dire su questo modo di mettere le dita? Sapete, sono tecniche di noka molto penetranti, fanno male da cane. Se ve lo tirate anche da soli sulle costole così sentite già la durezza. Sicuramente lo condizionate, no dai scherzo, sicuramente sapete che andrebbe condizionato. Anzi, chi ha il makiwara in palestra è dura a farlo, perché sulle punte delle noka fa un male allucinante, e quindi si predilige l'uso del seiken quando si fa la tecnica di pugno. E fin lì tutto ok. Dice: ma maestro, ma Massimo, che ci vuoi dire oggi? Voglio dirvi una cosa molto particolare. Vai! Ok ragazzi, vi voglio far conoscere un amico che sicuramente conoscerete meglio di me in palestra, il classico guantino da kumite. Ho paura ragazzi, che ho veramente paura che ormai il guantino da kumite sta veramente sormontando e sostituendo definitivamente l'uso dell'hippoken, nakadakaken e tante altre tecniche di mano, sì, un po' pericolosine, ma anche se non si usano in coppia, almeno al saccone, un pochino al makiwara, andrebbero ritirate fuori, andrebbero rispolverate. Falle vedere ragazzi molti tipi di modo di mettere le mani per colpire l'avversario, anche purtroppo, speriamo mai, in caso di aggressione da strada. Quindi secondo me c'è una tendenza ormai troppo sportiveggiante all'interno delle palestre. Sportivo va benissimo, se lo fate fate benissimo, perché è veramente un argomento molto 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 interessante, ma però dall'altra parte si sta un po', secondo me, mio benedetto avviso, tralasciando delle particolari molto belle che fanno del karate un'arte meravigliosa. Allora direte: allora vado a fare il tradizionale. Sì, ma se nel tradizionale però si parla di queste cose qui, perché ho paura che anche chi pratica il tradizionale poi rimane sempre un pochino nella sua isola felice, nella sua zona di comfort, e questi modi di mettere le mani vengono un po' tralasciate, rimandate, e poi va a finire che vanno sempre nel dimenticatoio. Questo è un po' il video di oggi ragazzi, fatemi sapere voi, però c'è qualcos'altro che voglio dire, vai! Se avete modo di aver letto il libro del maestro Gichin Funakoshi, Karate Jitsu, vedrete sicuramente le sue fotografie delle sue mani di fata. Per ridere, vedete proprio le mani condizionate dall'uso del makiwara. Abbiamo visto anche l'ultimo campione delle Olimpiadi a Tokyo, mentre faceva le sue performance di kata fantastiche, Ryo Kiuna, un grandissimo campione, un fuoriclasse, l'oro olimpico di kata. Diceva: vabbè, fa solo kata, fa bella figura. No, perché ci sono delle fermo immagini, dove delle foto fantastiche, dove si vede la sua mano fortemente condizionata sicuramente dall'uso del makiwara. Allora non è un video su makiwara sì, makiwara no, è solo per ricapitolare il discorso ragazzi, che sarebbe meglio, secondo il mio modesto avviso, cercare di non far cadere nel dimenticatoio certi aspetti tecnici molto particolari che magari ci sono in certi kata, come con lo shosho, colpo di testa, poi il colpo delle nocche anche dietro, che però poi alla fine nelle applicazioni pratiche in palestra ci si ferma sempre su jacuzzi, curatina, kizai, maglianima, wash. Insomma, andiamo un po' avanti, perché il karate è bellissimo ed è
pienissimo di tecniche veramente interessanti. Bisogna conoscere, farle conoscere, e il nostro compito oggi di maestro, mi metto in mezzo anch'io, è il nostro compito e dovere far conoscere ai ragazzi che vengono in palestra tanti aspetti particolari, e vi dirò di più, tanti ragazzi ne riscoprono l'efficacia e l'interesse, perché vedo io quei ragazzi che ho in palestra, dico, ah maestro, ah però anche così, ah però anche così, ah, però simpatico, ganza sta cosa, e è sempre un metodo per attrarre persone, per fargli piacere questa splendida arte marziale. Ok ragazzi, arriviamo alle conclusioni, iscrivetevi al canale, lasciate il commento, e ragazzi, guantino o ippo che? Daka daka che? Bah, fate voi. Ciao, iscrivetevi al Tempio Massimo. Ciao.